Oltre 1 milione di famiglie in condizioni di povertà assoluta, con una spesa al di sotto dei 500 euro al mese, che riguarda 3 milioni di soggetti, più di 8 milioni in condizioni di povertà relativa, ovvero la soglia di spesa mensile intorno ai 992 euro. Sono i dati diffusi dall'Istat ieri rispetto alla povertà in Italia nel 2010. Particolarmente colpite le regioni del sud, con la Sicilia al secondo posto dopo la Basilicata, e un disagio economico che colpisce particolarmente le famiglie con figli minorenni. Una situazione che coinvolge anche la provincia di Ragusa. Qualche settimana fa, infatti, la Caritas diocesana aveva lanciato l'allarme commentando i dati dell'Osservatorio Povertà nel 2010. 588 i contatti richiesti da famiglie bisognose nei 3 centri d'ascolto attivi sul territorio: Ragusa, Vittoria e Comiso, con un aumento del 48% rispetto al 2009. Oltre 2.000 le persone interessate dagli aiuti, di cui 500 minori. Il confronto tra il primo trimestre 2011 e lo stesso periodo dello scorso anno registrava inoltre un'ulteriore crescita del 16% a Comiso, 30% a Ragusa e 13% a Vittoria. Le richieste principali legate alla distribuzione di beni alimentari e pagamento tributi. L'aumento costante delle difficoltà economiche, insomma, rischia di mostrare anche in prospettiva futura una fotografia sempre più negativa del paese e di riflesso del sistema ibleo.